Ciao a tutti! Questo breve video solo per annunciarvi che ho creato un nuovo format. Si chiama Numeri nella vita. Perché ho deciso di crearlo? Da come è nata l'idea e soprattutto di cosa si tratta? Vi dirò tutto, ma prima sigla! Buongiorno a tutti e benvenuti in questo video. Come vi dicevo, ho creato un nuovo format. Chi mi conosce e chi mi segue ormai da un po' sa che il mio canale parla di matematica. Per chi è nuovo su questo canale, cosa state aspettando? Iscrivetevi e attivate la campanella, perché ci saranno tantissime novità e quindi vi consiglio di non perderle. Dicevo, il mio canale parla di matematica, trovate tantissimi video su argomenti che vanno dalle medie alle superiori e in questo periodo sto pubblicando proprio dei video per l'università. Questo nuovo format parlerà di matematica nella realtà. E come mai mi è nata questa idea? Semplice. Io nella vita avevo una sola idea chiara in testa, che mi piaceva la matematica. Quindi quando alla maturità decisi di iscrivermi all'università di matematica, le persone dicevano: matematica? Sì, perché? Quindi andrei a fare l'insegnante a scuola? Non necessariamente. Matematica per me non serve a niente. Insomma, ne ho sentite di ogni. Questo perché la matematica è sempre stata una materia ostica e per alcuni è anche vista in maniera astratta. In realtà, quello che voglio farvi capire in questo format è vedere come in realtà ci siano tante applicazioni nella realtà che riguardano la matematica. Quindi, ho già preparato una bella scaletta. L'idea è di pubblicare un video a settimana tutti i sabati alle 10. Spero di riuscire a rispettare questo impegno. Fatemi sapere qui nei commenti cosa ne pensate di questa mia iniziativa e soprattutto cosa ne pensate della matematica. È davvero inutile come molti pensano, oppure anche voi come me credete che nella vita e nel lavoro è più presente di quanto pensiamo? Iniziate a scrivere, scrivete nei commenti cosa ne pensate, scrivete anche quali sono gli argomenti che vorreste che io affrontassi in questo nuovo format. Io vi leggo sempre. Per oggi è tutto, alla prossima!